Propongo di ascoltare Anna Santoni adesso e poi premiarci con una pausa caffè dopo, così abbiamo solo tre relazioni dopo, e dopo Santoni e prima del caffè possiamo forse discutere. Alza non bastava. Scusate perché io non ho esperienza di questo computer dove ho accettato che mettessero il mio testo, ma ecco. Io non vedo il mio testo. Che devo fare? PDF. Perché sennò non la vedo. Ah, dovrei mettere il mio atto. Ho fatto un progresso. No, non c'è handout. Allora, cercherò di rispettare i tempi e parto subito sparata. La mia comunicazione riguarda la mitologia del cielo in germanico e, per essere precisi e anche un po' onesti, il titolo giusto è quello che vedete, cioè qualche considerazione sulla mitologia celeste negli Aratea. Poi, a essere ancora più precisi, se ci si riesce, come sottotitolo, con particolare riferimento all'influenza delle illustrazioni nella composizione del cielo mitico di Arato. Infatti, anche se ora come premessa farò qualche considerazione generale di introduzione necessaria, anche un po' generica magari, di sicuro non farò e non sono in grado di fare una sintesi completa ed esaustiva di questo tema, che è un tema, peraltro, non a mia scolpa, discolpa di ignoranza, ma anche oggettivamente piuttosto complicata. Perché? Perché ci sono motivi vari che rendono difficile una sintesi sulla mitologia in germanico, la mitologia celeste. Il primo motivo, che per me sempre rimane presente, è la mancanza per noi di testi che sarebbero stati illuminanti per capire il lavoro di Germanico, primo gli Aratea di Ovidio a proposito di miti, e poi l'opera di Nigidio Figulo a proposito della sua passione per l'astrologia. E poi ci mancano, questa mancanza grave dal mio punto di vista, che studio piuttosto il lato greco della questione, i materiali greci di convento ad Arato che sicuramente Germanico aveva. Il suo lavoro di revisione dei dati astronomici in Arato è un lavoro critico e di alto livello scientifico e suggerisce l'apporto di commentari specifici sull'argomento, forse un Diodoro d'Alessandria, altri che non sappiamo, e anche dal punto di vista dei personaggi mitologici che Germanico adopera per conferire un'identità a tutte le costellazioni. Questi personaggi appartengono tutti, rientrano perfettamente nella letteratura mitografica celeste greca ad Arato, come si ricostruisce dai frammenti dei catasterismi, dagli scoli ad Arato e da Igino. Però, a parte qualche rarissimo caso in cui Germanico sembra davvero comporre il suo testo avendo davanti un'edizione fi di Arato, cioè i versi di Arato con inserito il commento dei catasterismi, a parte qualche rarissimo caso, in generale mi sembra che sia difficile definire con certezza per quali vie e attraverso quali intermediari, di sicuro anche intermediari latini, non fosse altro perché da due generazioni si elaboravano questi temi, non fosse altro sul piano letterario, per quali vie lui utilizzi questo patrimonio mitografico. Io credo che ci sarebbe tanto utile sapere cosa aveva davvero sotto mano, a parte Arato. Allora, per essere brevi, la mitologia di Germanico, la mitologia celeste, mi pare un prodotto complesso di più fattori, alcuni dei quali non facili da definire, e per questo avevo scelto tre casi che mi sembrava mettessero in rilievo bene aspetti diversi di questo tema. In realtà ve ne darò due, perché sennò si va troppo per le lunghe. E poi vorrei soffermarmi sull'illustrazione, perché nel comporre il suo cielo di miti, Germanico molte volte fa i conti con le illustrazioni che aveva sotto mano e a volte ci fa anche capire un po' di più. Prima di tutto questo,
Ecco, questi erano i tre punti che avevo scelto, il primo ce lo scordiamo. Ecco, prima di passare a due casi, un discorso generale va fatto. La mitologia del cielo in germanico è assolutamente sproporzionata alla quantità, in quantità, forse anche in qualità, ma in quantità di sicuro, rispetto al suo originale. La sua opera nei manoscritti si chiama Rati Phenomena, e qui da Rato vi giuro c'è molto poco, ma insomma... E anche su questa sproporzione. Arato dà poche identificazioni di costellazioni con personaggi mitologici, spesso le lascia come le trovava nella sua fonte, e cioè delle figure anonime di stelle. La sua fonte forse non era solo Eudosso, ma insomma era astronomica. Erano le sue fonti astronomiche. E anche come catasterismi a esse generosi si arriva a 5. Germanico, al contrario, mappa l'intero cielo di miti, lasciando pochissime costellazioni non identificate. Questo è un tentativo mio di rendermi conto della situazione. I rossi sono i miti in arato, poco o quasi niente, ma ci sono. Il resto è tutto germanico. È verde o blu perché i verdi appartengono alla sequenza dello zodiaco. Non contento di aver messo miti prima, quando elenca alla fine di questa struttura aratea che termina con i cerchi celesti e con lo zodiaco, Arato dava l'elenco dei 12 segni, un elenco secco. Cicerone ci metteva qualcosina di più, Germanico ci mette molti versi perché vuole dare a ognuno di questi segni un'origine, un mito, e li vuole piazzare appunto su un piano mitologico, mitico. Allora, questa sproporzione, questa enormità di miti, nella lettura di Germanico è stata affrontata tante volte. E io vi voglio proporre almeno due punti di considerazione del perché lui ha scelto di fare in questo modo. Dopotutto è un vero astronomo. Tutto quello che lui fa sul testo di Arato dimostra che con l'astronomia non sta scherzando. È molto preparato e ne sa, in alcuni casi, molto di più delle fonti che sono rimaste a noi. È perché la prima risposta è di gusto. Cioè, in questo modo lui va incontro al gusto del suo pubblico e suo, e questo pubblico è quell'elite romana che si conosce tutti, aveva fatto della conoscenza del mito greco, come dire, un carattere distintivo, si riconoscevano. Loro erano quelli che sapevano chi era Callisto, cioè, questo era proprio della loro, faceva parte della loro, era un tratto distintivo. Ringrazio a Glenn che mi ha fatto conoscere un libro di Cameron su questo molto, molto illuminante. Questa è la prima ragione. Allora, quando Germanico fa così, non lo fa solo per passione letteraria, è proprio un'operazione culturale. Va bene. L'altra ragione mi piace dirla un po' con le parole di una studiosa di Germanico che si chiama Montanari Caldini e che parla di funzione preastrologica del mito. Che mito e astrologia siano molto vicini, l'hanno scritto in tanti, Hübner con belle pagine, molto bene Settis quando dice che quando Eratostene nei catasterismi, per la prima volta per quanto ne sappiamo, associò ad ogni figura, a ogni costellazione, a ogni figura di stelle anonima dei miti, interamente il cielo ricoprendolo di questo e facendo di ogni costellazione, stabilendo per ogni costellazione un legame con una precisa divinità che voleva quella figura essere identificata in quel certo modo, apriva la porta all'astrologia. Allora, se partiamo da una considerazione di questo tipo e riguardiamo queste due sequenze di costellazioni, questa è una parte dell'opera di Arato, la cui funzione è abbastanza chiara ed è di, come dire, introduzione del suo pubblico all'astronomia. Lui parte dall'asse e in 400 versi realizza una descrizione delle basi di concetto astronomico, tutte le costellazioni, i cerchi, fino allo zodiaco. Questa funzione gli è riuscita così bene che, come mi spiegava Mariella Menchelli, al tempo di Pachimere ancora nel quadrivio si leggeva Arato, certo come novità astronomica sicuramente no, ma aveva un'introduzione compatta che gli derivava probabilmente di aver usato, sì, sicuramente una bella sfera, come ekphrasis l'aveva trattata, ma ci aveva messo tutto quello che serviva di base. Allora, se volete fare un'introduzione all'astronomia, questo basta, ma se volete che il vostro lettore faccia anche un passo in più e si avvicini all'astrologia, allora i miti non sono un ornamento, diventano una parte necessaria. Io penso che quando si vanno a vedere i singoli miti, in
germanico, si deve tener conto un po' di tutto questo, forse anche di altro, ma insomma, da una parte tutti gli echi letterari che gli vengono dal gusto di tutti gli altri che hanno operato su queste cose intorno a lui, scusate, e dall'altro questi accenni che ci sono a un cielo che è più un po' di più che una serie di stelle da osservare. Allora, detto questo, vi proporrò, non questo esempio, questo vi voglio far vedere solo tanti colori. All'inizio, quando ho cominciato a studiare queste cose, io mi sono messa a colorare il testo di Germanico per vedere quanto era diverso da Arato, non per sfumature, ma per cose grosse, cioè quando mancavano pezzi di testo, quando lui aggiungeva altre cose, quando dava particolari diversi. Mi è venuto un arcobaleno. Questo per dire che lui ha veramente rifondato questo testo e ne ha fatto un'altra cosa. Eccoci. Questo è un caso che, a dire la verità, forse non avrei dovuto portare per ignoranza, ma ho pensato che eravate in tanti esperti, che forse mi avreste aiutato a capirlo meglio. Quello che mi ha colpito in questo testo, che è la descrizione di Germanico dell'Ariete, è tutto per me era partito dall'Iconis Arctos. Che succede? Non vede nessuno, no, eh? Provo a ingrandire un po'? A ingrandirlo. Benissimo, sì. Allora, meglio anche per me, che sono ciecata. Dunque, l'Iconis Arctos mi aveva stupito, perché io sono all'antica e molto coerente. Lui all'inizio aveva detto, come Arato, che le orse erano Eliche e Chinosura. Benissimo, ora arriva qui e io ci trovo l'orsa di Licaone, che è Callistò, che la cosa già non mi tornava. Poi, prima osservazione che ho fatto, ho detto va bene, lui vuol far vedere al suo pubblico che sa che ci sono altri miti sulle orse e quindi è semplicemente un di più. Ma quello che mi ha colpito era il contenuto poi del resto, che era per me molto più nuovo rispetto ad Arato che non questa piccola incoerenza o arricchimento mitologico. Perché? Perché all'inizio in due versi lui dice quello che dice Arato. Arato diceva che lì, cioè lì vicino al cavallo, c'erano i sentieri velocissimi dell'Ariete, va bene, questa Ariete che deve fare dei percorsi lunghissimi, non di meno corre non meno veloce, non meno debolmente dell'orsa Cinosura. Il concetto è chiaro, l'orsa fa un giro piccolissimo, l'Ariete che sta quasi sull'equatore lo fa molto lungo, però arrivano tutte e due nello stesso tempo, ragion per cui, come in uno scoglio si trova attribuito anche a Eratostene, l'Ariete è velocissimo. E magari questa ha anche una valenza astrologica, chi lo sa. Va bene, questo Germanico l'ha già detto in due versi e mezzo, con la sinteticità che ha lui anche con meno, però poi ci aggiunge questa notazione che, credetemi, io non so perché i commentatori non dicono niente, penso sia l'ignoranza mia, e quindi mi ci fermo un minuto. C'è una differenza di lezione su Graviore ed è probabilmente proprio dettata dal bisogno di dare un senso a questa roba. Che cosa dice? Lui dice, e vi do la lezione più comunemente accettata, ma secondo me va bene, quanto più pesantemente, cioè Graviore Acto, l'orsa di Licaone fa girare l'asse, questo è l'asse del mondo, tanto più in fretta quel poverino dell'Ariete naturalmente si deve affrettare proprio atta contingere metas distantis, cioè deve correre per arrivare alle sue mete lontane, cornu, sul corno ci torniamo. Allora, qui c'è una concezione delle orse che non è in Arato, ma neanche parlarne. L'asse che fa girare il mondo, vi pensate voi che una costellazione fa girare l'asse e fa girare l'universo? Io ho cercato tanto nei commenti greci ad Arato da dove veniva questa. È un'elaborazione per me abbastanza diversa, no? Allora, intanto sono andata a vedere cosa diceva Arato, perché avevo paura di ricordarmi male, e Arato dice solo che le orse corrono insieme, amatrocoosi, fra l'altro intorno al polo, perché quel min che vedete lì, duodemin, quel min è il polo, che comunque è l'estremità dell'asse. Però le orse non fanno altro. Germanico già qui metteva un po' di più, perché diceva che queste due, da destra e da sinistra, tuentur axem, lo sorvegliano, lo controllano. Questa, se volete, è un'espansione, ma non in contrasto, con il mito che Arato aveva voluto attribuire a queste due figure, perché queste due figure erano
Cinosura e Liche erano le due che avevano protetto Zeus nel momento del rischio, e ora Zeus le ha piazzate lì e le tiene ferme come serpente, e in un certo senso proteggono l'asse. Potrebbe anche andare, ma da qui a farlo muovere, io confronti ho trovato solo, qui ci sono un po' di richiami letterari a Virgilio, ma questi forse i letterati li fanno più bravi di me. Questo invece volevo dirvi, l'unico esempio, l'unico che ho trovato che ha un concetto di questo tipo, che per me vira verso l'astrologia, è Maniglio, il quale non solo dice che le due orse muovono il cielo e le stelle, o Torquent lo fanno girare, questo è un termine che in Valeria Tacino, in Barrone Atacino, un altro che ci manca, giustamente viene adoperato per l'asse, è l'asse che fa girare il mondo e va bene, ma l'orsa? Allora, per Maniglio pure, le orse fanno girare il mondo, hanno una potenza incredibile, non solo, ma c'è un passo, 444, sempre del primo libro, in cui lui evidentemente prefigura, anche nel polo di sotto, due orse che fanno la stessa cosa. E per me questo è un elemento di cui io non ho spiegazione, cioè le fonti, il percorso per cui siamo arrivati a questo, io non lo so spiegare, però vorrei attirare la vostra attenzione, i commentatori non lo fanno mai, se qualcuno trova normale che Germanico dica questo, mi zittisco, se no avrei appunto un po' di curiosità, anche perché normalmente è abbastanza prudentemente sulla linea di Arato quanto a concezione di costellazioni. È vero che qualcuna la chiama Numina e che un paio, ma solo un paio, le chiama Divi, però insomma, far muovere il mondo da due orse. L'ultima cosa che avevo segnato in questo testo era la parola corno. La parola corno l'ho segnata perché mi permette di arrivare direttamente alle figure. Dunque, un commentatore di Germanico che si chiama Maurach scrive che questo è un singolare fiur plurale. Allora, io vi assicuro che proprio no, questo è un singolare perché deve essere un singolare. Perché Germanico, che è anche uno che sta attento all'astronomia, ha probabilmente delle immagini che sono ben misurate sulla disposizione delle stelle nella figura, e in questo caso ha un'astrotesia che è poi anche quella tolemaica dell'Ariete. L'Ariete ha pochissime costelline di suo e non ha stelle sui due corni, ha solo due stelline su un corno solo. Allora, se voi siete un bravo astronomo e rappresentate bene l'Ariete, oppure se qualcuno segue un bravo astronomo che ha questa disposizione delle stelle, vede questo. E questo è quello che vede Germanico quando scrive quei versi. E certo è con questo corno, perché l'Ariete si muove al contrario, non vi lascia, è con questo corno che si affretta a toccare la meta. Quindi non è un singolare per un plurale, è un singolare per un singolare. Il fatto è che noi non abbiamo, tra le altre cose che non abbiamo, i corredi di illustrazione che servivano, come non li abbiamo per Arato, così non li abbiamo per Germanico. Ci dobbiamo un po' arrangiare cercando di vedere dove loro usano dei particolari che ci aiutano e ci suggeriscono qual era il cielo che avevano e quali stelle ci stavano dietro. Questo si vede bene, spero. Eccolo, per il caso dell'auriga. Nell'auriga il peso dell'immagine delle costellazioni, intese non come soltanto appunto decorative, ma proprio fonte di illustrazione scientifica, di nuovo è molto forte, nel senso che parlando dell'auriga, per il quale Arato non dà identificazioni mitiche, e in questo caso Arato è più che altro interessato alla capra, perché è la capra di Zeus e gli permette di fare dei discorsi su Zeus, ma non a questa costellazione, che lascia così auriga. Invece Germanico, al solito nella sua operazione, gli cerca di dare un'identità mitica a questa figura e a due personaggi. Ha bisogno di dirceli tutti e due, bastava ci dicesse uno, ma forse fa un pochino sfoggio anche lui. I due personaggi sono esattamente gli stessi che trovate nei catasterismi, tanto per dire da dove in genere viene questo materiale, la tradizione è quella lì. E ci dice appunto che c'è la figura dell'auriga, sia che si tratti di Erittonio nato dalla terra in Attica, il quale per primo aggiogò dei quadrupedi
insomma un inventore di carro, sia che si tratti di mirtillo affogato nelle acque mirtoe, che appunto ha preso il nome da lui. E poi commenta: «Unc potius, è piuttosto questo qui che l'immagine restituisce nella costellazione Insidere. Perché? Perché non ha carro e con le redini spezzate malinconico piange la ragazza che ha perso per la perfidia di Pelope», questo è il mito che conosciamo. È chiaro qui che lui agisce in un modo che io conosco bene, chi ha letto i ecotesterismi conosce bene, ma che è il modo più corretto che un mitografo celeste può avere. Cioè, un mitografo celeste non disegna lui le figure, si deve adeguare alle figure che gli astronomi o che la tradizione astronomica gli hanno messo davanti. Se è un po' di più che un mitografo, come Eratostene o come Germanico vuole essere, cerca di dare ragioni al suo mito, al mito che darà alla figura, e queste ragioni cerca di darle in modo che rispettino il dato figurativo, astronomico che lui ha davanti. Allora, in questo caso, vi dico subito anche che anche lui mette una capra e dei capretti sulla spalla e sul braccio dell'auriga, come Arato, solo che Arato dava anche il dato che si trattava della spalla sinistra, Germanico no. Allora vi dico, io sono andata, mi è venuta voglia, sono andata a vedere che figura doveva avere fra le mani Germanico, perché è una figura molto rara, che è proprio lontana da quello che si è salvato nella nostra tradizione. Dunque, intanto, anche al tempo di Germanico o poco prima, questo è uno dei primi cieli illustrati che noi possediamo, è un oggetto piccolo così, quindi era... Insomma, non sappiamo se faceva parte di una struttura, piccolino piccolino. Comunque, aurighi col carro, in astronomia ci sono a sfare, ci sono da prima di Germanico, questo si data, insomma, prima avanti, primo dopo. E nella tradizione manoscritta di Germanico trovate carri di tutti i tipi. Questo spero che sarà il nostro prossimo manoscritto, il Basileense di Germanico, e anche dell'Arato latino primitivo, contiene gli scoli a Germanico, uno dei testi più interessanti per capire Germanico, anche se questi scoli sono una copia esatta di un commento greco ad Arato, tanto esatta che chi l'ha introdotti ha copiato anche quello che per Germanico non serviva più, però c'è anche aggiunto delle note di Nigidio Figulo, ci fa capire, insomma, ci sarebbero molto interessanti da studiare. E credo che sulle figure Fabio avrà molto da dire, credo abbia già delle idee. E in altri rami sempre della tradizione di Germanico, qui siamo nel 400 ma il modello è più antico, ci sono carri a sfare dell'auriga e così in tanta tradizione degli Aratea, questo è un igino, tengono le redini, c'hanno questi aurighi, sono tutti uguali, tengono le redini, c'hanno i capretti e frustano, va bene? Quando il carro sparisce però, di solito insieme al carro sparisce tutto quanto, comprese le redini, e nei globi spariscono i capretti perché sono stelline e non si mettono. Con questo siamo ancora vicini al tempo di Germanico, sempre molto più vicini di quanto saremmo con i nostri manoscritti. Questo è un calco dell'Atlante Farnese, anche questo come cielo siamo a posti parco, quindi dopo il 150 avanti. È un oggetto che sarà arrivato in Italia, l'originale che sta a Napoli, secondo, dopo, primo, dopo, insomma siamo vicini. E vedete che questa auriga è di spalle, ho trovato... sempre cercando fra internet un po' in maniera, si vede molto bene, l'unica cosa che basta a capire che è l'auriga è questo frustino molto abbreviato, e lì ci fermiamo, e ne trovate tanti di questi frustini in giro. E qui non lo so, questo io ho pensato che forse l'hanno quasi trasformato in uno scettro, ma insomma originariamente sembra un frustino pure lui. Questo è il manoscritto di Germanico più famoso, è questo Vossiano, che si data al primo quarto del IX secolo. E poi la corona, non so se è Fetonte, non so, comunque. Chi vedeva Germanico? Io penso che lui vedeva un'immagine come questa,
che ci è stata salvata in un oggetto che è un orologio anaforico, è un orologio complicato ad acqua, in cui con una serie di cose che giravano si segnavano anche gli spostamenti delle costellazioni durante le ore. Io di più non ho capito, ma c'è un bel libro di Ellie Decker da vedere su tutte le mappe possibili. Questo è del primo o secondo dopo Cristo, quindi siamo germanico, siamo lì, insomma, non tanto lontani. E è un solo pezzo, ma questo doveva essere un discone tra il 1,20 m e il 1,70 m, una padella immensa, e fortunatamente ci hanno salvato l'auriga, purtroppo non le mani, però lo vedete qua. Questa auriga è di profilo, non ha carro, proprio non ce l'ha il carro, c'ha una capra in qua e i capretti in là, io credo per ragioni di spazio, ma questo mi ha fatto pensare subito che Germanico doveva avere una figura così, e per questo non si è sbilanciato fra destra e sinistra, perché nella sua figura destra e sinistra avevano poco senso di questi capretti. Quello che mi colpisce di questa auriga è che tiene le braccia nel gesto dell'auriga. In effetti, se ci ripensate, l'auriga sta così e tiene le redini con tutte e due le mani. Ora, è vero che questo ammascalzone del caso mi ha tolto proprio le mani, però secondo me è difficile pensare che qui non ci siano le redini. Che c'era? Teneva le mani così senza nulla? Il carro no, perché sennò avrebbe avuto un segno qua. E le mani così o fa ginnastica oppure ci sono delle redini spezzate che pendono. La mia ipotesi sarebbe questa, però questa immagine si è persa completamente nella tradizione che noi abbiamo di Aratea. C'è solo un paio di manoscritti che ho rintracciato grazie al sito di Kristen, un paio di manoscritti in igino che si avvicinano a quello che diceva Arato. E vi do il più recente, ma la serie è uguale, questo è del XII e quell'altro è dell'XI secolo, e qui perlomeno abbiamo il nostro auriga che ha i capretti dove li deve avere, la capra va bene, ma soprattutto ha delle redini, perché queste solo redini possono essere. E perché in igino si è salvato? Perché le illustrazioni di questo manoscritto hanno avuto la fortuna di un illustratore, che io non so chi è, che leggeva il testo di Gino. Perché l'unico che ci dice che questa auriga aveva le redini, a parte Germanico e Gino, non ha niente, insomma, sono contemporaneo quasi, secondo me. Infatti l'avevo messo all'inizio, credo, temo. Eccolo qua, Igino nella parte di catalogo celeste, quindi nella parte proprio scientifica astronomica, lui dice che questo personaggio è manibus ut lora tenens figuratus, cioè è rappresentato come se tenesse le redini nelle mani. E allora l'illustratore di questa solo di questi due però è stato bravo, cioè ha tenuto conto del dato di Igino e l'ha fatto con le redini. Allora, che tipo di illustrazioni erano quelle che aveva Germanico? Io sono d'accordo con Daniele prima di me, il globo era essenziale. Il globo era essenziale per Arato, come era essenziale per Germanico, come per Cicerone. Poi Germanico era un principe, si poteva permettere i globi più belli che voleva. Era essenziale per una ragione, perché solo il globo ti permette di vedere la posizione di una costellazione rispetto alle altre. E siccome loro cantano questo prima di tutto, cioè come stanno le costellazioni, il globo gli ci vuole. Però già questo è difficile da dire che sta sul globo, perché vedete ci sono queste stelline e sui globi le trovate mai. Però insomma, ci sono altri casi in Germanico, almeno uno, che invece ci fa capire che non aveva solo il globo, perché io penso che il globo ce l'avesse per forza, perché sennò come stava una costellazione rispetto a quell'altra non si capisce. Ve lo dico dai miei tempi iniziali con i catasterismi, io dovetti andare a comprarmi un globino piccino così dai cinesi, perché io come stavano queste costellazioni non lo capivo dal testo d'Arato, avevo bisogno di girare perché sennò non si andava, e quindi loro pure, credo. Ecco, l'altro passo, e con questo chiuderò e spero di avere finito, l'altro passo che mi orienta invece per delle figure su foglio è questa presentazione di Andromeda. Allora, Andromeda è Andromeda anche per Arato, no? Quindi non c'è mito da raccontare. Solo Arato ha introdotto un elemento, come dire, vedete com'è sintetico Germanico, eh? Quell'altro ci ha messo 28 versi, quell'altro, sempre così fa. Allora,
Arato aveva messo un elemento che io credevo pittorico e poi ho scoperto, no no, come al solito, è astronomico, l'ho capito dal commento di Kidd, aveva detto che questa poverina che stava di Olenie è una di quelle parolacce di Arato che vi fanno morire, ce ne, lo usano in due in tutta la letteratura, ma vuol dire che sta a braccia aperte. Altro che commento letterario, qui c'è da capire. E questa che sta così distesa, che cos'ha? Ha alle catene, lei c'ha ancora le catene, perfino in cielo c'ha le catene, dice Arato. Io ho detto, beh, l'hanno disegnata così. Mi spiega Kidd nel commento che l'hanno disegnata così perché lei aveva tre stelle in una, ha la sua figura, tre stelle in una mano e due in un'altra, e tutta questa luce suggeriva la catena. Non c'era una stellina, c'era tutto un, beh, allora dice la catena. Questo va bene, no? Germanico fa a modo suo e mette un altro dato. Dice anche lui che il segno, l'immagine della punizione gli rimane per sempre, no? E che se ne sta così a braccia aperte. Però dice, dice un'altra cosa, dice sta così come se le sue braccia fossero tenute dalla forza di un sasso, della dura roccia, va bene? Allora, l'immagine di Arato è chiarissima e la trovate dappertutto, sui dischi e anche sui globi. Ma ci vuole niente, anche su un globo, un piccolo segno, non prende spazio. L'immagine che invece Germanico ha presente è comunissima nei nostri manoscritti medievali, però non ci sta su un globo, perché le rocce sul globo non ci possono stare. Primo perché non sono astronomia e sono veramente un richiamo alla storia del personaggio, e secondo perché prendono un sacco di spazio. Infatti sui globi io le rocce non le ho viste mai, quindi sì che doveva avere un globo per forza, perché le posizioni fra le costellazioni non le fa in un altro modo, ma aveva anche una serie di illustrazioni delle costellazioni. Da dove gli venivano? Questa è una domanda di quelle a cui nessuno sa rispondere, ma ci fa capire che esistevano arati illustrati, commenti astronomici illustrati, commenti tipo quello di Eratostene che metteva insieme il mito più il catalogo stellare illustrato. Lascio a voi, certo ci fa intravedere una ricchezza di supporti dietro questa costruzione di miti che forse ci fa capire anche la complessità o la diversità delle storie. Propongo di risolvere, prima di entrare nella discussione, la perplessità di Anna Santoni, dando a lei un grande e caloroso applauso, non solo per questa bellissima, appassionata relazione, ma anche per il lavoro e l'energia che lei ha investito in questo argomento e nella formazione di studiosi giovani e meno giovani nei scorsi anni.